Benvenuti e bentornati sul mio canale, come va? Spero bene. Allora, ci troviamo nel bagno di casa mia perché oggi insieme a voi voglio fare una sorta di challenge. Allora, spesso mi è capitato che mi è stato chiesto di far vedere i naked hair, ovvero naked in effetti significa nudo, quindi non i capelli nudi, però i capelli diciamo senza prodotti per lo styling, ovvero quindi fare il lavaggio e asciugare i capelli mettendo esclusivamente solo un po' di leave-in, che per molti non viene considerato un prodotto per lo styling, ma solo un qualcosa di per migliorare maggiormente i capelli, per nutrirli, tant'è vero che il leave-in viene utilizzato anche dalle ragazze con i capelli lisci. Devo dire la verità, io sono a favore dello styling, dei prodotti per lo styling, perché secondo me aiutano tantissimo, soprattutto le ragazze che non hanno molta definizione, aiutano quindi nella definizione, nel volume, e secondo me i capelli con dei prodotti styling giusti risultano nettamente migliori. Però ormai ci siamo e voglio provare, anche perché ho dei capelli un po' brutti, perché è successo che l'altra volta ho fatto lo shampoo e sono uscita al freddo e al gelo, perché era quella giornata dove c'erano 0 gradi, quindi ho messo, anziché preferire i miei capelli pazzeschi, ho preferito non prendere alcun tipo di febbre o quant'altro, quindi mi sono bardata con cappello, sciarpa e quant'altro, quindi i miei capelli sono fatti orribili, sapete, a contatto con la lana e quant'altro, però non me ne è fregato. Quindi ora provo con voi questi naked hair, vediamo che cosa ne uscirà. Farò con dei capelli così, o non lo so, e sono molto curiosa sia per vedere quanto sono sani i miei capelli, ma anche come verranno. E niente, spero che il video vi sia utile e che vi tenga compagnia. Detto questo, spero che siate iscritti al mio canale, se non lo siete mi raccomando fatelo, e se volete seguitemi su Instagram. Detto questo, vi lascio al video. Allora, vi mostro un po' i prodotti che andrò ad utilizzare. Come prima cosa vado ad utilizzare il co-wash di Phytophilos. Questo è Shikakai e lavanda, è il co-wash di Phytophilos, mi piace tantissimo perché è super leggero, però al contempo ha le proteine, e ha le proteine del riso in particolar modo. Poi utilizzerò una bella maschera super nutriente, e sto parlando dell'Hydration Elation di S&M. Voglio nutrire un bel po' i capelli e quindi utilizzerò questa per un po' di tempo, e infine utilizzerò il conditioner, questo il balsamo di Essere, che è limone e mango, e questo è un balsamo che mi sta piacendo tantissimo, sia per il profumo ma anche perché sui capelli sembra tipo menta, freschissimo. Poi dopo vi farò vedere il leave-in. Detto questo, io passo al lavaggio. Sapete, la mia vasca ormai la conoscete, così anche ad occhi nudi ad occhi nudi. Ma comunque, conoscete la mia vasca, sto per fare lo shampoo, e ci vediamo dopo per il leave-in e per il risultato finale. O volete vedere lo shampoo? Faccio vedere qualcosa. Eccomi, allora, vedete qui, ho pettinato i capelli perché ho fatto una cosa su Instagram. Ad ogni modo, vado con il co-wash, quindi bagno i capelli, un po' di co-wash e via. Quindi questa è la quantità che io metto nei miei capelli, e faccio un bel massaggio. Mi raccomando, non con le unghie. Ok, ho massaggiato per bene il co-wash e l'ho anche risciacquato, quindi ora passo con la maschera. Come vi ho detto, la Hydration Elation di S&M, vedete, ha una consistenza molto densa, quindi questa è la quantità che applico. E la lascio in posa per 15-20 minuti.
Metto un altro po', mi raccomando, non nelle radici, quindi sulle lunghezze. Ok, ora metto una cuffia e lascio in posa con un asciugamano sopra per 15-20 minuti, ci vediamo dopo. Eccomi, allora sono passati all'incirca 20 minuti, ora sciacquo, quindi tolgo l'asciugamano e la cuffia. Mi raccomando, fate sempre così, così che il calore, cioè tramite il calore, la maschera penetri di più. Quindi sciacquo. Caramba, ho ricevuto una notizia troppo bella oggi che poi condividerò. Quindi ballo. Ok, sciacquato il tutto, passo al balsamo, questo per districare. Dopo la maschera i capelli sono molto morbidi, ma il balsamo mi aiuta a districare meglio il tutto. Anche se prima di fare lo shampoo già avevo pettinato i capelli, quindi non dovrei avere particolari nodi, ma non si sa mai. Eccomi, allora ho fatto il lavaggio, quindi ora pettino meglio i capelli, anche se comunque sono già pettinati. Ho pettinato tutti i capelli, ora vado con un po' di leave-in. Ve l'ho detto, è l'unico prodotto che va bene se facciamo i Naked Hair, e io utilizzo questo di Imbue a spray, che tra l'altro ha le proteine. Ok, quindi faccio così e lo distribuisco. Quindi alla fine metto solamente questo. Ok, a questo punto faccio scrunch, quindi come al solito, però alla fine non ci sono i prodotti all'interno, quindi... Ok, quindi a questo punto asciugo i capelli con il diffusore, vi faccio vedere dopo il risultato finale. Questi sono i capelli. Eccomi, ho appena finito, allora sono enormi, faccio un po' questo movimento, sapete io lo faccio sempre, poi soprattutto quando utilizzo il co-wash. Allora, eccomi qui, questo è il risultato dei miei capelli. Allora, sono molto belli, voi che dite? Sono morbidissimi, si vede meglio il mio colore naturale, però ovviamente non c'è la definizione, ma al contrario c'è tantissimo volume. Niente, voi che dite? L'unica cosa che posso fare, posso mettere un po' d'olio, vado ad utilizzare questo di Imbue, metto leggermente un po' d'olio, così, e magari lo metto solo sulle punte. Ovviamente qui non c'è cast, non c'è niente, come potete vedere. Cioè i capelli sono morbidissimi, tipo una nuvola. Che dite? Allora, questo per farvi capire che ovviamente i capelli così sono belli, sono
molto molto naturali, molto sani, anzi io adoro questo volume e lo vorrei sempre, però i prodotti styling aiutano tanto, soprattutto se non avete la definizione, perché la definizione si ha quando i capelli sono molto 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 più ricci, parlo già da un 3B, 3C e poi a seguire. Quindi questi sono i miei capelli. La definizione ovviamente c'è, però considerate che non è come quella che ottengo solitamente utilizzando il gel, utilizzando altri prodotti. Che dite? Allora, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. A volte è molto più veloce fare Naked Deal perché fai lo shampoo e asciughi i capelli, però il risultato è completamente diverso. Non che questo mi dispiaccia. Vi faccio vedere anche dietro così capite il volume. Quindi i capelli sembrano triplicati. Allora, se il video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un pollice in su, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo alla prossima. Intanto io mi idrato un po' le mani con l'olio. Un bacione, ciao, a presto!